Noi abbiamo sfruttato un pochettino inizialmente un'opportunità che ci abbiamo come scuola professionale, nel senso che le 8 classi o quarte da noi non inizieranno in presenza ma cominceranno subito a fare lo stage in alternanza. Tutti gli altri invece, tutte le altre classi invece saranno in presenza. E questo ecco, ci permette di iniziare, insomma, volevo anche tranquillizzare le famiglie bene il più possibile. Poi quando avremo anche un orario definitivo è prevista una, data anche la particolarità della nostra scuola, appunto alberghiera professionale, la possibilità di fare sempre in presenza le attività laboratoriali, che è fondamentale perché è difficile, no? Pensare a un cuoco in cucina a distanza, anche se ci sono molte trasmissioni che fanno vedere in TV o altro, però bisogna imparare facendo, insomma, praticamente. Quindi per tutte quelle ore sarà sempre la presenza in classe. Poi è previsto, quindi per altre giornate, magari la didattica integrata a distanza. Quindi noi siamo una scuola che lavora già su 5 giorni alla settimana, quindi il sabato non c'è scuola, per cui riusciremo attualmente, come abbiamo strutturato, di fare 3 giorni in presenza e 2 giorni a distanza. La classe però, non dividiamo la classe a metà, cioè tutta la classe in presenza, tutta la classe a distanza. Ci è sembrata un modo per far fronte a queste difficoltà che ancora permangono un pochettino più che altro negli organici. Ecco, se riusciamo ad avere più organico possiamo anche qualche classe riuscire a gestirla al meglio. Io a questo proposito comunque ringrazio molto la provincia perché si è attivata subito, anzi sono ancora i lavori in corso, purtroppo non riusciranno a finire per il 14, quindi ecco anche questa situazione è un po' così ancora da definire, siamo in itinere, diciamo, work in progress come si dice, però ecco, c'è stato un allargamento di un'aula molto importante e quindi che ci ha permesso di almeno una classe di quelle problematiche a tenerla ecco, in presenza, ma soprattutto i laboratori. Il problema che dicevo prima, abbiamo puntato a far sì che siano presenti nei laboratori. Purtroppo permangono 2 classi molto numerose e eravamo in attesa e siamo ancora in attesa di questo sdoppiamento per i laboratori. Però ecco, per fare tutti in presenza. Abbiamo ampliato un laboratorio di pasticceria, abbiamo costruito un nuovo laboratorio proprio di sala e accoglienza e ampliato un'aula e quindi ecco, insomma, si stanno facendo tante cose. Poi la provincia ci ha garantito anche un container e quindi in qualche modo riusciamo anche a creare degli spazi, perché per creare gli spazi dobbiamo anche, cioè non possiamo buttare via quello che abbiamo, ma cerchiamo di sistemarlo in questi container, insomma. Ecco, diciamo che per il momento le cose stanno andando bene, potrebbero andare sicuramente meglio, come torno a dire, con gli organici, e poi vediamo un po' il rodaggio di questo, diciamo da ottobre ci sarà un rodaggio vero e proprio, perché lì ci sarà anche una turnazione di classi ovviamente. Adesso i primi 15 giorni è un po' particolare perché sono solo le quarte che non vengono in presenza, ma torno a dire, fanno alternanza scuola-lavoro stage, quindi quello che era previsto durante l'anno l'abbiamo anticipato in realtà subito, visto anche la possibilità Covid permettendo, visto che i nostri lavoreranno molto nei ristoranti, no? Ancora riusciamo a farli lavorare, quindi abbiamo optato per questa scelta.